piacere, Rossi. Avevi ragione tu, alla tua età, alla sera, devi stare in casa, pantofole e televisione. Credi a me, Rossi, oggi ci sono altri eroi. Se tu fossi più giovane e più atletico, potresti essere un astronauta. Ecco, uno di quelli che girano l'universo, ammirati da tutto il mondo. Un urrà per i nostri eroi che ci lasciano serenamente. Urrà! 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 Con indomito coraggio toccheranno tutti i pianeti del sistema solare e si spingeranno fin dove uomo non è mai arrivato. In fondo dobbiamo raccogliere solo qualche pietra. Già, ma il viaggio sarà un po' lungo. Per questo mi sono portato una piccola scorta di whisky camuffato da olio lubrificante per i momenti di solitudine. Ma Castone non deve saperlo, non vuole che beva. Ehi, Rossi, cos'hai in mano? Olio per le macchine. Dai qua, lo terremo in vista, potrebbe servire. 5, 4, 3, 2, 1, via! No, scusate, adesso riproviamo. 5, 4, 3, 2, 1, via! Via! Base e equipaggio, azionare i comandi manuali. 5, 4, 3, 2, 1, via! Pietrisco 1, base a Pietrisco 1, tutto bene? Tutto perfetto, inclinazione raggiunta, l'umore dell'equipaggio è ottimo, è ottimo. Ehi, almeno questo lascialo dire a noi. A me è già antipatico, e poi ha la voce rauca, e un po' d'olio gli lubrificherà. No, 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 fermo, quello non è olio. Come? Volevo dire, è stato un peccato sprecarlo tutto così all'inizio del viaggio. Storie. Ehi, Rossi, ma che olio hai messo nella borraccia, Rossi, che olio era, Olio a alta gradazione alcolica, Mi sembra ubriaco. Guardalo, sta dando i numeri. Mi sembra proprio che si stiano divertendo lassù. Ne hanno del coraggio. Ehi, che succede? Non teniamo la rotta? E questo adesso si è addormentato. Che nervi d'acciaio! Riescono anche a dormire. Frena! Frena! Stiamo precipitando verso quel pianeta! Già, frenare è una parola! Sveglia quell'imbecille! Dove crede di essere? In un viaggio di piacere? L'atmosfera di questo pianeta deve essere molto densa, non si vede a un palmo di naso. Gastone, esci a cercare qualche pietra.
bastone, che ti piglia? Cos'hai visto? L'aria ti deve aver dato alla testa. Sarà un'atmosfera pericolosa. Vado a vedere io. Siamo capitati su Gentilopolis, il pianeta più gentile dell'intero sistema stellare. Il pianeta più gentile? Senti, a Gentilopoli gli abitanti sono così gentili che per farvi sentire a vostro agio prenderanno le vostre sembianze e parleranno la vostra lingua. Allora usciamo e chiediamo delle pietre. Questa è un'ottima idea. Salve gente! Salve gente! Ehi, sono veramente gentili. Hai visto che saluto? Presto, chiediamogli le pietre e andiamocene. Non mi sento tranquillo. Scusate, potremmo avere qualcuna delle vostre pietre? Oh. Servitevi! Prendete questa! E questa! E mi offendo se non accettate questa! Prendete. È un onore accontentarvi! Oh. Con vero piacere! Eccomi un'altra! Arrivederci! Prego, prego, prendete prego. Un po'! Servitevi! Prendete questa! E questa! E mi offendo se non accettate questa! Prendete. È un onore accontentarvi! Ai motori! Presto, ci stanno seppellendo! Ai motori, presto, ci stanno seppellendo! Affanati voi, Rossi. Rossi, andiamo a letto. È tardi, ma dove credevi di volare? Con un bidone di spazzatura.